Ciao ragazze, in questo video vorrei farvi vedere come ho decorato la mia camera per l'autunno e adoro decorare la mia camera per le varie stagioni o varie festività e sono delle idee semplicissime da fare, quindi non è niente di che. Per prima cosa ho preso una vecchia candela, quindi una candela che avevo finito, l'ho tenuta in freezer per tutta la notte, così l'ultima parte di candela rimasta viene via più facilmente e dopodiché l'ho lavata con un po' di detersivo e una spugna. L'idea di riutilizzare una candela finita mi piace molto perché in questo modo non si butta nulla, insomma non si spreca nulla, ma se volete potete utilizzare anche un vasettino che magari avete già in casa. Per le decorazioni utilizzerò tutte cose finte, ma anche qui potete utilizzare frutta vera e utilizzerò foglie, ciliegine, stecche di cannella e pezzettini di mele essiccati. Le fettine di mele o di arancia potete anche farle voi in casa, vi basterà fare a fettine le mele o le arance e poi metterle in forno per 2-3 ore. Comincio prendendo uno dei miei ramettini e tagliando tutte le foglie, potete utilizzare ovviamente foglie vere, poi inizio a decorare il mio vasetto a caso, quindi secondo il mio gusto personale inizio con le foglie, poi aggiungo le stecche di cannella, i pezzettini di mela e la cosa che mi piace è che sia i pezzettini di mela che le stecche di cannella profumano, quindi daranno questa profumazione alla vostra stanza buonissima e sapete che sono fissata con le profumazioni, le adoro. In alternativa, se volete una cosa semplicissima, potete semplicemente mettere una candela colorata all'interno del vasettino e magari una decorazione come una foglia, stando bene attenta a non bruciare la foglia, quindi quando vedete che la candela inizia a consumarsi magari togliete la foglia oppure non accendete la candela. Dopodiché ho preso una zucca di Halloween e anche qui sono pigra e quindi ho preso una zucca già fatta, una zucca finta, e semplicemente ho messo una candela all'interno. Dopodiché ho fatto questo cestino e mi piace tantissimo utilizzarlo come centro tavola, secondo me in mezzo alla tavola è bellissimo per questa stagione autunnale e anche qui ci serviranno una zucca, stecche di cannella, pezzettini di mela, sono bellissimi anche i pezzettini di arancia ad esempio. Comincio prendendo i miei rametti finti, ovviamente tolgo l'etichetta con lo sconto e dopodiché apro le foglie e le sistemo bene, insomma per far sì che siano un pochino più carini. Inizio a riempire il cestino, quindi a piacere, insomma, questo va a gusti in base a che cosa piace e che cosa non piace. Ho iniziato mettendo prima le foglie per creare una base e fare un po' di spessore. E dopodiché ho aggiunto la zucca, 2 melograni, le ciliegine, ancora qui la cannella, i pezzettini di mela, insomma, le stesse cose che avete visto prima. Poi come vedete ho decorato la mia camera e il risultato finale mi piace moltissimo e spero piaccia anche a voi, insomma fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento qui sotto, ci tengo molto ad avere il vostro parere, spero che insomma che queste piccole idee vi siano piaciute, sono cose semplicissime da fare, non è niente di che, però secondo me riescono subito a rendere un ambiente molto più carino e niente, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video che sarà un Get Ready With Me, ciao!